Benvenuti a Compila, quindi va. Buonasera. Buonasera, buonasera. Stasera è ritardissimo, ma OBS non voleva partire, quindi non so cosa è successo. Non ne voleva sapere. Diceva sempre c'è il firewall, allora, l'ho disabilitato, così a questo punto sono passibile di hacking di qualsiasi tipo, però perché giusto per fare due chiacchiere ho avuto la malsana idea di fare un bel aggiornamento a Windows 11 e vedo che anche stavolta secondo me hanno toppato alla grande, perché come al solito vanno a semplificare rimuovendo delle feature fondamentali, perché va bene la barra al centro, va bene tutte queste cose, però cioè, praticamente hanno tolto la possibilità di non combinare la barra degli strumenti, la barra start dove ci sono le icone delle applicazioni attive, non è più visibile la caption, quindi sono sempre combinate e raggruppate, quindi se io apro quattro finestre di gestione risorse per sapere dove andare, devo sempre andare su un'icona individuandola piccolina, perché là cioè non è neanche di lato ma è al centro assieme delle altre, con start sulla sinistra. Una volta che l'ho individuata mi ci fermo sopra, si espande, ti fa vedere delle finestre e quindi tu non è che dalla finestra capisci qual è la cartella guardando l'anteprima, quindi devi andare sopra ognuna a scoprire esattamente qual è la finestra che ti interessa. Quindi una perdita di tempo inutile, e quando veramente vogliono imporre queste cose per un'idea malsana, poi voglio dire, uno schermo 4K, ho tutto lo spazio del mondo, mi fate un sistema che per default lo start sta al centro, le applicazioni hanno solo l'icona, non c'è il titolo. Nell'area tray, la system tray, quindi dove ci sono le icone delle applicazioni che girano in background, per default sono tutte nascoste sotto in un sottomenu e quindi non sono neanche visibili. Cioè non è che io nascondo quelle che non mi interessano, devo farle vedere una a una, andarle a attivare una a una, lanciando l'applicazione. Cioè quando lanci l'applicazione, l'icona nella tray appare nascosta, però ti appare nel menu delle impostazioni della barra e tu a quel punto puoi renderla visibile. E altri menu li hanno condensati, cioè io adesso avrei tutto lo spazio per sfruttare una barra di avvio, barra start, come voglio, e dentro è mezza vuota perché le icone stanno tutte raggruppate e le altre non hanno il titolo e stanno tutte ammucchiate pure loro. Secondo me, io dubito che questa cosa non riceva un talmente elevato numero di critiche da... Infatti ho già trovato dei workaround e mi sono già, come dire... il menu start non era male, però sono già abituato a usarne uno diverso e quindi che è stato anche aggiornato per l'occasione con delle funzionalità in più, e quindi quello me lo sono già customizzato, però per il resto... aspetto solo di avere un'offerta di qualche tool che possa, come dire, passare sopra queste limitazioni evidenti, secondo me, e che rendono il sistema cioè, non utilizzabile, almeno in maniera fluida, o comunque inceppano molto quello che prima era una cosa magari che si faceva. Poi vabbè, adesso le finestre non sono più né 3D né piatte, sono un po' stondatine, quindi alcuni menu di alcune applicazioni esistenti hanno una selezione con un riquadro stondato che praticamente ne copre una parte minima, e insomma ci sono una serie secondo me di cose da sistemare, ma proprio dal punto di vista del concetto di questo sistema operativo, che a parte poi questi rinnovamenti, io non riesco a vedere delle grosse novità dal punto di vista, a parte l'intuitività maggiore di alcune maschere, data dal fatto che poi pian pianino si soppiantano quelle vecchie e quindi rimangono solo le nuove.
però onestamente non so poi cosa ne pensate voi, ma io la trovo un po' una cosa come sempre riuscita a metà, che ricorda un po' i tempi di Windows 8, quando tu partivi il menu start a pieno schermo col tasto start non visibile, e quindi tu dovevi andare a cercare dove era, cliccando copriva tutto lo schermo, e poi dici ma dove sono le app? Sono nel menu start, ma sotto, ma per vederlo devi andare nella parte inferiore, cliccarci, allora compare un menu con scritto app, altrimenti non è visibile. E il desktop c'è, ma lo devi selezionare apposta. Nel desktop non c'erano le icone delle risorse del computer, non c'era il cestino, non c'era praticamente niente ed era praticamente vuoto. A un certo punto, cioè, uno si inizia a chiedere: ma che, mi nascondete la roba? Cioè, per spegnerlo, finalmente, cioè, tu dici, se ti stanchi lo spegni. Per spegnerlo dovevi andare nella parte destra, giocarci un po' nella parte destra del desktop, in modo che apparisse la famosa charm bar, come è stata battezzata, che aveva un menu opzioni con la chiusura della sessione. Insomma, alla fine, cioè, anche per spegnerlo era una fatica, cioè una cosa. Dopo, piano piano, hanno aggiunto l'utente in alto, la freccettina già visibile per le app, la possibilità di non aprirlo a tutto schermo. Dopo si è riempito di tile, e quindi installando Windows adesso avevi tutte quelle, anche la barra di widget, francamente io non l'ho compresa quella di Windows 11. Mi fai questa barra, ok, dammi dei provider da poter installare. Tutti quelli che c'erano, cioè, notizie finanziarie e altre cose di questo tipo non mi interessano, e quindi ho disabilitate. Non riesco a disabilitare l'unico widget che potrebbe anche essere utile, per la verità, quello delle news, che però non è customizzabile dal punto di vista delle fonti, e fa vedere tutti i clickbait, i titoli più brutti delle cose più insignificanti, cioè titoli clickbait del Grande Fratello VIP. Adesso, al netto di senza nulla voler togliere al Grande Fratello VIP, francamente non, cioè, è un contenuto inutile, quindi di fatto lo spegni. Cioè, per cercare basta tirare sul menu e cercare, togli anche l'icona della ricerca, l'attività ha il tasto apposta, quindi togli anche quello. Alla fine la barra rimane una barra vuota con icone al centro e l'orario a destra, cioè poi è tutta vuota, quindi non riesco a capire il concept, ma mi sembra un po' confuso, quindi non lo so. Spero francamente che apportino delle migliorie, perché così com'è, secondo me, non dico che non va, ma ha bisogno di una grossa sistemata. E poi per il resto, per carità, è fluido, è usabile. Alcune cose, come anche la bar delle Explore Resource, è anche apprezzabile, però ad esempio mettono una serie di voci di menu che sono quelle standard, ma mi devo fare un due click per arrivare ad altre voci come apricon, oppure, cioè, su uno zip, se devo accedere al menu di 7-Zip devo fare un click in più, e a questo punto non ci siamo, perché ovviamente ogni click in più mi allontana dalla produttività e dalla velocità a cui ero già abituato. Quindi io capisco la necessità magari di rinnovare un po' il menu, fammelo graficamente diverso, fai tutte le modifiche che vuoi. Anche sul ribbon, la parte superiore di Explore Resource, avevano messo nel ribbon il copia in, sposta in, potevi mettere lì delle destinazioni, ad esempio io ci ho sempre messo percorsi temporanei, un download, una cartella di share, quindi ovunque mi trovassi avevo un file da come dire, non so, magari stampare, me lo copio nella cartella dei file da stampare, oppure me lo sposto in un'altra cartella, mi metto le destinazioni più recenti. Anche in questo caso ribbon rimosso per far posto a una barra singola con qualche pulsante, e per le voci più usate, almeno quelle che uso più frequentemente io, ci sono dei puntini da andare a cliccare per attivare un sottomenu. Cioè, ogni cosa
sembra veramente che abbiano detto: vediamo, Marco, cioè sottoscritto, quali sono le cose che usa più spesso e che apprezza. Ecco, nascondiamogliele tutte, rendiamogliele tutte più insidiose da utilizzare. Cioè, a questo punto mi è esplosa la testa, perché è vero che adesso penso che comunque usciranno senz'altro dei fix, la cosa della combinazione delle icone è chiesta a gran voce, quindi penso che Microsoft farà uscire quasi sicuramente, almeno io ci spero, perché altrimenti io ho una mezza tentazione di tornare a Windows 10 nel più breve tempo possibile, perché onestamente di tutte queste novità non uso niente e mi sembrano molto più scomode, o se non altro di installare delle alternative, soprattutto legate alla shell. È vero che io già magari sono abituato a usare multi-command, altri tool, però cioè, secondo me un sistema operativo deve essere usabile, non puoi cancellare cose che sono state usate per anni. Vuoi rendere più intuitivo, fai delle opzioni dove sia più comprensibile, più guidato l'impostazione di certe, come si può dire, di certe funzionalità, magari della barra, del menu di avvio, quello che vuoi, però non puoi togliermi, non puoi forzarmi ad utilizzare il sistema in un modo che tra l'altro è del tutto inefficiente, a maggior ragione per i monitor che si stanno utilizzando in questo momento, quindi cioè, questo si nota chiaramente, quindi non lo so, staremo a vedere. Questo era giusto per una chiacchieratina in realtà tra me e me, però se avete pareri, avete provato a installare Windows 11, avete dei feedback da condividere o anche delle soluzioni ai problemi che ho elencato, sono molto interessato a conoscerle. Diciamo che sì, così è molto più simile al Mac, è molto più simile a Linux, però se volevo usare Mac o Linux li usavo, non è che avessi delle remore o dei problemi, quindi ci mancherebbe. Per cui così mi ha lasciato un po' amareggiato tutto sommato. Ok, quindi torniamo all'argomento della serata. L'obiettivo della serata è cercare di finire la nostra ormai mitica applicazione App Mobile che stiamo cercando di costruire per fare delle interrogazioni in API REST, alla ricerca di Cocktail, quindi sfruttando una web API che ci consente di ispezionare e ricevere delle informazioni da un database che contiene info su Cocktail, quindi una descrizione, gli ingredienti, tutti i dettagli. Nella prima live che abbiamo fatto su questo argomento abbiamo imbastito un po' l'applicazione, l'abbiamo suddivisa in pagine, abbiamo fatto dei frame con il contenuto di ogni singola pagina, quindi per evitare di concentrare tutto all'interno di quello che è la finestra principale, perché questo rallenta l'avvio dell'applicazione in quanto deve caricare un discreto numero di risorse, e una volta caricate ovviamente il concetto è che rimane in memoria anche magari parti dell'applicazione che potrebbero non venire mai utilizzate, e come dire, sebbene inizialmente un progetto strutturato in questo modo possa tranquillamente funzionare e sopravvivere, è inefficiente e rischia di diventare a un certo punto anche, come dire, come dicono l'inglesismo, a pain in the ass, cioè un dolore al sedere, quindi un qualcosa che ci si ritorce contro, e quindi sarebbe da evitare. Quindi noi ci siamo fatti tante paginette, una con l'home page, con un logo, poi abbiamo fatto la pagina della ricerca del cocktail, la visualizzazione, un pochino sommaria, tutto sommato, quindi mancava. Poi abbiamo fatto nella seconda puntata che abbiamo dedicato a questo argomento, siamo andati un pochino a sistemare quello che era l'architettura dell'applicazione, anche in base a dei suggerimenti che sono arrivati da chi era in chat, che ponendo delle domande ci ha così solleticato, e quindi alla fine siamo andati a trovare una soluzione valida e interessante per poter
rifattorizzare un po', ossia la possibilità di pagine. Ah, pensavo, vedevo qualcosa che mi camminava nell'occhio, ma non è nel mio occhio, ma è nella cam. Siamo andati un po' a rifattorizzare l'applicazione, fare in modo che ogni pagina possa registrarsi all'interno di un registro, appunto, che associa a ogni pagina, ovvero ogni frame, ogni riquadro che noi portiamo nella nostra app mobile, che è una videata tutto sommato, ha un valore di un tipo numerativo che noi andiamo a selezionare quando vogliamo cambiare la vista corrente, ovvero vogliamo passare da home page a un elenco, dall'elenco al dettaglio e così via. La cosa che mancava di fare, prima abbiamo fatto anche la chiamata, abbiamo fatto un esempio di ricerca, la cosa che mancava di fare è un po' l'accesso anche al dettaglio di un cocktail che avviene con un'operazione, con una chiamata dedicata di un API REST che ci restituisce diversi dettagli che noi potremmo andare a visualizzare all'interno di una videata dedicata appunto a questo scopo. Quindi poi da lì tornare indietro e quindi vedere un pochino tutte queste cose. Quindi a questo punto abbiamo il nostro carissimo ambiente di sviluppo, per cui tra l'altro so che è uscita una patch, ma non l'ho notata oggi, non l'ho ancora installata, e quindi, però essendo voluminosa, non lo faccio stasera, anche perché rischio di ammazzarmi, di segarmi le gambe, come dire. Quindi proviamo un attimo a... Mi arrivano notifiche di gente in live, tutti in live stasera, ma ci sta, perché comunque è una serata ideale. E poi personalmente il prossimo mese dovrò vedere quando riuscirò a fare delle live, perché sono veramente messo malissimo dal punto di vista del, come dire, della settimana, perché tra un impegno e l'altro, che sto facendo anche un corso, tenendo un corso serale, quindi mi diventa veramente difficile andare a pianificare delle live durante la settimana. Quindi io userò degli orari poco ortodossi, come dire, oppure eccola qua, patch available. Allora, un attimo che cambio la videata, screen con cam. Eh sì, c'è l'icona qua in alto, patch available, della welcome page, che ci dice che è pronta una patch che risolve diversi problemi. Ho letto qualcosa l'altro giorno, quindi ho visto che hanno risolto qualcuno dei bug più urgenti che impedivano di fatto di compilare delle applicazioni Android e iOS, che però diventano urgenti in quanto ci sono delle restrizioni di alcune librerie, penso, alcune un package sui pagamenti, se non ricordo male, dei requisiti che diventano obbligatori, e quindi è obbligatorio riuscire a fare una compilazione con questo ambiente, per cui tutte le cose bloccanti sono affrettati a chiuderle, e hanno fatto, direi, molto bene. Io non sono incappato in queste tagliole, ma perché non ho applicazioni che fanno pagamenti in linea, però insomma sono abbastanza importanti, più un'altra serie di fix. Adesso appena posso la installerò, così rimaniamo, come dire, aggiornati. E quindi mi riapro il mio mitico progettino dei cocktail, che è rimasto in pausa per, a questo punto, 2 settimane. Quindi è tutto molto lento, perché abbiamo la pagina che ci sta, come dire, che ci rallenta dal punto di vista. In realtà ho OBS che tiene un sacco di CPU, e quindi a livello grafico ci impedisce un po' di... Quindi non rifaccio una carrellata della nostra applicazione, perché non è il caso, però proviamo se funziona ancora, almeno dove eravamo arrivati. Non mi ricordo neanche se alla fine compilava, penso di sì. È passato un po' di tempo, purtroppo sono stato un po'... Ok, un'interfaccia veramente
sbruttarella da migliorare, però quello poi vedrò di farlo in un secondo momento. Qui avevamo detto che tornavamo indietro, perfetto. Qui c'era la ricerca, quindi pigiando. Mar tira fuori Martini, Margarita. Ok, l'ideale sarebbe facendo un click andare a tirarci fuori quello che è il dettaglio del drink che abbiamo selezionato. Quindi a questo punto chiudo, se ci riesco, chiudo l'applicazione. Aiuto, è sparito tutto. Ok, e andiamo di nuovo a lavorare nel codice. Quindi una detail page, in realtà l'avevo già fatta, adesso non mi ricordo cosa avevo infilato dentro, direi proprio nulla. Quindi era proprio base base, direi. Adesso do un'occhiata, ma sì, direi che proprio non c'era. C'era la registrazione della pagina in quanto tale, come vista, per poter essere rappresentata video, ma poi di fatto non c'era. Non c'è dentro nulla ancora, quindi è tutta da fare. Apro il modulo del nostro client, dove avevamo messo i componenti per fare la richiesta, quindi questa è la parte di componenti REST di Delphi che servono per eseguire delle chiamate API REST anche direttamente dall'IDE volendo, perché appoggiando i componenti e andando a configurare ad esempio il base URL. Qui c'è, vedete, del CocktailDB, se riesco a ingrandire CocktailDB API JSON versione 1. API key è un parametro, in questo caso è il segnaposto di un parametro che viene sostituito e che è la chiave che voi potete acquistare da praticamente accettano donazioni su Patreon e con una chiave apposta potete accedere a delle funzionalità in più. In questo caso la mia API key l'avevamo fissata al valore 1 perché 1 è l'API key generale per l'uso gratuito di questa API. Quindi però è comodo perché qui nell'URL invece di metro letterale ho lasciato il parametro sono andato a definirlo qui dentro. Come vedete qui c'è il parametro API key che ho messo ovviamente tra graffe dentro l'URL. Il valore è 1 fisso, però a runtime o comunque anche qui in progettazione io potrei cambiarlo per fare delle chiamate REST. E tipo di parametro, segmento dell'URL, proprio a indicare che è un parametro che va a finire all'interno dell'indirizzo del mio client, in questo caso, ovvero l'indirizzo che di base è valido per tutte le richieste che noi andiamo a fare all'API. Poi, ok, poi questo componente non è che abbia tante altre cose, ha i protocolli da utilizzare di sicurezza. Lo user agent, se vogliamo, anche qui potremmo metterci un bel cocktails app, un qualcosa del genere, quindi presentarci anche come in un certo modo. Ci sono vari timeout per la lettura e per la connessione. Ci sono le impostazioni del proxy se ce l'abbiamo, e noi in questo caso non lo usiamo. Eccetera, eccetera. Autenticatore, quindi se abbiamo un'autenticazione, un componente che in realtà qui al momento non c'è perché non abbiamo bisogno di autenticarci, che ci consente di definire i parametri per la generazione di username e password, di token, di OAuth, quindi fa un po' da coadiuvante, d'aiuto per fornire tutti i dati che servono per la parte di autenticazione necessarie per fare le richieste, quindi noi qui non l'abbiamo. Accettiamo JSON e tutti questi tipi di contenuti, ma possiamo andarcela a personalizzare. Insomma, questo è ciò che riguarda in generale tutte le chiamate che andiamo a fare all'API. Poi abbiamo messo questa che come risorsa era un search PHP, non è proprio un API REST, quella con cui abbiamo a che fare è un API un po' strana, comunque c'è un indirizzo di una pagina. Quello che noi interessa è che l'indirizzo del REST client di base dell'API viene combinato con quello che scriviamo qui. Quindi noi trattiamo questa pagina un po' come se fosse una risorsa, ma a tutti gli effetti non
non c'è la classica nomenclatura tipica di uno scenario che fa uso di REST, però non è che, cioè, è un endpoint, ci dà dei dati in formato JSON, quindi a noi tanto basta per darlo invocare in questo modo e siamo già belli che tranquilli. Quindi qui c'è la ricerca con i suoi timeout, anche qui se non ricordo male c'è una parameter list con un parametro. Il parametro si chiama S, molto sintetico, che è il termine di ricerca. Qui trovate un valore margarita per test, però ovviamente a runtime questo valore viene sostituito, lo andiamo a sostituire con quello che noi digitiamo nella casella di testo. Pickup query. Parameter kind sta a indicare che questo parametro finisce nel query string, quindi perché qui potete variare e andare a definire se va nell'URL, se è un pezzo dell'URL, se va come richiesta, cioè corpo della richiesta, quindi un body, quindi qui ci finirebbe ad esempio un pacchetto JSON o qualcosa del genere, se è un header HTTP, get or post, un file, upload, un cookie, quindi avete praticamente la gamma più completa, e qui c'è questo valore. Ci aggiungiamo anche magari un bel non codificare. Beh, no, questo potrebbe esserci utile perché qui è proprio testo, quindi lasciamolo com'è, che così va bene. Quindi, se noi eseguissimo questa direttamente dall'IDE, facciamo un execute, bam, lui ci dà un ok, vuol dire che la chiamata è andata a buon fine. E qua in response abbiamo il content, ci troviamo direttamente a design time un contenuto che vediamo qua, che sono i dati JSON. C'è questo drinks che contiene i drink ovviamente che soddisfano la ricerca e tutti i dettagli, in questo caso ce n'è uno solo, c'è l'ID del drink, c'è str drink margarita. Questo sarà un nome alternativo, ci sono dei vari tag, c'è un po' di varia roba che viene mostrata e questa è la risposta data dal server, quindi possiamo vederla anche in fase di progettazione e se la agganciamo a una tabella possiamo riempirci una tabella come se fosse una query a un database e agganciare dei controlli tipo una lista, tra l'altro dovrebbe essere già così se vado a richiamare ad esempio la nostra search page, potrebbe essere che questi dati io li veda già direttamente. Al momento no, però se eseguo la ricerca potrei magari vedere già queste informazioni. Eccole qua. Margarita, Blue Margarita, Tommy Margarita. Quindi anche a runtime io vedo dei dati. Questo a cosa mi può servire? Mi può servire perché ci sono dati reali, io potrei sfruttarlo per vedere quanto possono essere lunghi i nomi, le categorie del drink che vedo qua sulla destra e quindi mi dà una mano a dimensionare l'interfaccia grafica in base a dei valori che sono effettivamente quelli dell'API. Esiste anche la possibilità di prototipare questi valori e quindi di andarci a creare un demo di quelli che potrebbero essere i valori però simulati con un generatore di dati casuali. Che viene poi sostituito come dire, dalla chiamata all'API reale e dall'origine dati, dall'adapter che ci prende i dati dall'API REST e ce li mette in una tabella e sono i dati effettivi presi dall'API. Quindi abbiamo tutte e due le possibilità. Qui sfrutto il fatto di avere a disposizione i dati reali perché così vedo esattamente quanto possono occupare come spazio i miei valori, i valori che effettivamente vado a scaricare dall'API. E ok, quindi detto questo, c'è ancora questa applicazione che gira. Ok, quindi cosa possiamo andare a fare a questo punto? Gestirci il click sulla lista per andare a vedere i dettagli. Così come è stata fatta questa pagina, in realtà io potrei pensare a questa lista di cocktail che ho scaricato come qualcosa che fa parte dello stato dell'applicazione.
Ovvero, la mia applicazione è un'applicazione con cui io visualizzo in qualche modo liste di drink a seconda della richiesta che faccio, quindi potrei vederli tutti, potrei vedere solo quelli che cerco. E quindi il concetto è che io potrei voler navigare da questa vista, che è quella con l'elenco dei cocktail, a quella di dettaglio e tornare indietro, ma tornando indietro non voglio trovare una pagina vuota, ma voglio vedere sempre, come si può dire, lo stesso, la ricerca di prima, gli stessi dati, magari lo stesso elemento evidenziato e così via. Quindi potremmo dire che questa drink table, che è una tabella che noi possiamo, una volta che l'abbiamo scaricata, potremmo anche andarla a editare, direi. Infatti, se vedete, qui ci troviamo, questo è il JSON, la risposta JSON dell'API che ci viene scaricata e mostrata sotto forma di tabella. Quindi qui troviamo le istruzioni in inglese, in italiano, troviamo tutti i nostri dati. Quindi cosa potremmo fare? Potremmo in realtà spostare questa tabella non nel modulo client, perché quello è il modulo che noi vogliamo tenere per i componenti che interagiscono con l'API, però potremmo dire che l'elenco dei cocktail può essere lo stato della nostra applicazione, quello lo potremmo fare benissimo. Quindi piuttosto che lasciare la tabella in questa videata, perché il concetto qual è? Nel momento in cui noi andiamo a visualizzare il dettaglio, questa pagina la distruggiamo per andare a creare quella di dettaglio si dovrebbe scaricare nuovamente questi dati. Quindi quello che invece noi vorremmo fare è passare una maschera che mantenga questo elenco, semplicemente non è più visibile la lista, ma è visibile il dettaglio di quello che abbiamo selezionato. Tornando indietro, rivisualizziamo l'elenco. Quindi tutte queste schermate che noi alterniamo vengono ricreate, ma ogni volta che vengono ricreate dovranno recuperare lo stato che avevano in precedenza, che è lo stato dell'applicazione. Quindi questi componenti, a tutti gli effetti, tranne direi il bind source, che potrebbe rimanere lì, anzi no, direi la binding list sì, il bind source forse conviene spostarlo, a meno, perché ci sono più componenti che vorremmo magari legare allo stesso origine. Il bind source DB è quel componente che consente di agganciare dei controlli, di fare il binding con la tabella, quindi la tabella è il contenitore dei dati. Il bind source DB è quello che mantiene lo stato, ad esempio, di quale record è selezionato e di che poi in realtà è una funzionalità anche quella della tabella, è quello che mantiene la sincronia con ciò che stiamo puntando di questa tabella, quindi su che record ci troviamo, è ciò che, a cui vengono agganciati tutti i controlli che tramite binding fanno vedere qualcosa che proviene dalla tabella. Quindi, detto in parole povere, adesso facciamo una modifica un pochino invasiva. Sto guardando che no, sì, direi che questo temo che dovremo appunto spostarlo anche adesso, vai, tutto al più lo rimetteremo dov'è e quindi non ci sono problemi. Questa è la lista dei binding. Faccio un doppio clic, qui ad esempio c'è il binding, quindi il collegamento tra la list view, che è questo controllo che fa vedere la lista dei cocktail, e il nostro bind source DB, cioè l'origine dei dati che vengono visualizzati nella lista. Quindi l'origine è questo componente bind source DB, che vuol dire che fa il binding, fornisce dei dati prendendoli da un database, perché noi potremmo fare il binding con oggetti presi da una lista, da un object list, quindi degli oggetti in memoria, oppure qualcosa che non sia necessariamente una tabella di un database o una lista di oggetti, ma virtualmente da qualsiasi fonte. Detto questo, qui c'è fill name str drink. Come mai c'è questa cosa qui?
Andiamo a vedere. Qui non dovrebbero esserci altri dati. C'è il detail, che è la categoria, quindi sì, qualcosina è stato definito, però fa parte sempre di questo controllo. Ah, ok, questo sì, è il binding con la lista. Ok, questo pensavo fosse la proprietà del bind source db, che non avrebbe avuto molto senso. Quindi ok, quindi facciamo il nostro spostamento. Quindi l'obiettivo è fare in modo che quando noi abbiamo caricato una lista di cocktail, questa lista sia caricata non per questa videata in sé, ma per tutta l'applicazione. Questo è il concetto che vogliamo praticamente implementare. Quindi prendiamo il REST adapter search, drink table, il bind source db, li scolleghiamo, e quindi ovviamente nella mia, ho preso anche la lista, sono stato esagerato, direi. Come mai mi prende anche la list view, che io non l'ho scelta? Ah, perché ho sbagliato tasto. Ok, ho usato il control al posto del, il control salta, il componente va sullo sfondo, quindi giustamente nel fondo c'è la list view. Ok, stavolta ho tolto quello giusto, solo le cose giuste. Quindi andiamo nella nostra app. Il nostro app module, ricordo che è un modulo che rappresenta lo stato dell'applicazione implementato tramite un data module, che è più comodo perché il data module banalmente è una classe, quindi come tutte le altre. Lo stato della mia applicazione è l'istanza di una classe che definisce quali sono i suoi campi, ad esempio qual è la vista che sto visualizzando in un certo momento nell'applicazione, e altre informazioni di questo tipo. Quando parte l'applicazione viene creata ovviamente un'istanza di questa classe, quello è lo stato della mia applicazione, e ne viene creata una sola, tant'è vero che la variabile, chiamiamola così, globale, la variabile dell'app module. La comodità di non creare una classe tradizionale, ma di crearla discendendo dal data module, è che io ho anche una superficie a disposizione, questa qui che vediamo, dove posso depositare ad esempio in questo caso dei componenti. Li vado a rimettere in una posizione un po' più visibile. Delete this control tool field, sì, ovviamente il controllo dovrà essere, i collegamenti dovranno essere rifatti. Non vedo l'icona della tabella, non so se è un problema di, sicuramente sarà un problema di visualizzazione. Quando OBS attivo noto tutti i possibili glitch immaginabili. Niente, caso strano, non vedo l'icona. Penso che sia proprio un problema, sì, perché sulla FD table la vedo, quindi provo a mettere un'altra mem table, compare scura, boh, è strano. Ok, tanto poi non è fondamentale, direi. Allora, a questo punto, quindi qui cosa abbiamo? Abbiamo un REST adapter search che ci serve per prelevare dalla nostra response, dal client module response, dai dati della risposta, il JSON della risposta. Quindi in questo caso noi lo utilizziamo REST adapter perché è un adattatore, cioè che cosa va a fare? Va a prendere i dati in JSON e li converte e li inserisce all'interno di questa drink table. Quindi questo è quello che avviene quando noi facciamo la richiesta position align to grid, e quindi questa è la tabella a tutti gli effetti dove i dati vengono salvati. Questo è, chiamiamolo drink source o drink bind source, ok, così magari piace di più.
dove noi consentiamo di stabilire dei collegamenti con i dati che sono all'interno della, con la tabella e con i campi della tabella, ad esempio per andare a mostrare nella nostra list view che sta dentro la pagina di ricerca. Quindi qui abbiamo componente binding list, dentro c'era un binding, adesso non c'è più perché avendo spostato i componenti sono rimasti orfani, mi ha chiesto se li volevo rimuovere e io ho detto ok, rimuovi pure. Quindi però dovrebbe essere abbastanza, come dire, search binding list, quindi questa è la lista dei binding per l'interfaccia di ricerca. Dovrebbe essere abbastanza semplice andare a ricostruire e riagganciare la nostra list view, perché noi facciamo bind visually, ok, qui vediamo il client module, ma dovremmo avere la possibilità di vedere anche gli altri moduli, forse non fa parte del, esatto, non l'abbiamo aggiunto tra le unit che utilizziamo, quindi non andiamo a fare un, non abbiamo importato un riferimento a questo, al nostro modulo app, il modulo con lo stato dell'applicazione. Refresh designer, è comparso anche l'app module, quindi è interessante questa cosa di poter agganciare un controllo a un'origine dati che si trova su un altro modulo, su un'altra finestra, su un altro frame, e quindi il nostro app module è come lo stato dell'applicazione creato come singleton con dentro un componente. Il fatto di avere un componente di rendere visibile quel modulo a questo modulo, che è la nostra pagina di ricerca, ci consente di trascinare, di mettere in relazione, lavorando visualmente, degli elementi che sono nel modulo con gli elementi visuali che stanno qui. Quindi è assolutamente, per cui qui abbiamo il famoso bind source, drink bind source, che punta alla nostra drink table. Come vedete, appena ho cliccato sull'asterisco, lui mi ha fatto direttamente, mi ha evidenziato in verde questo sync per farmi capire che questi due elementi sono, come dire, combinabili tra di loro. Quindi vado a tirare una riga e in questo caso asterisco vuol dire, ovviamente, questa è una tabella. Il binding generalmente fa sì che un controllo visualizzi un'informazione che sta da un'altra parte, che potrebbe essere il campo di un record. L'asterisco vuol dire tutti i record, cioè vuol dire che globalmente questo sync è la sincronizzazione della mia lista con il record attivo della tabella, per far vedere ad esempio la selezione oppure quando si vanno a caricare i dati. Cioè il controllo di per sé è agganciato alla tabella, poi devo andare a fare selezioni di ciò che voglio vedere nel testo e nei dettagli del mio singolo elemento della lista che vedo qui dentro. Per cui clicco qui perché non è visibile e lui mi va a tirare fuori in realtà tutte proprietà del, sembra, del data module. Quello che dovremmo fare, forse per fare le cose più comode, è lanciare un'altra richiesta, così ci andiamo a riempire. Quindi andiamo qui, facciamo un execute, siccome noi lavoriamo con dati praticamente live, continuiamo a utilizzarli. Quindi ecco che qui il REST adapter si è attivato, ha riempito la tabella che è aperta e il nostro bind source è operativo. E tra l'altro qui sotto vediamo tutti i campi. Il nostro bind source adesso, oltre asterisco, offre anche tutti i vari campi, perché la tabella era chiusa, quindi è necessario aprire la tabella per fare in modo di avere dei dati live, avere anche i campi effettivi. In questo modo riusciamo a vederli nel bind source e mi aspetto a questo punto, tornando nella pagina di ricerca, di poterli agganciare. Non li vedo, ma faccio un refresh designer e li vediamo. Ok, perfetto. A questo punto, come testo, quindi diciamo la lista sarebbe già in grado di mostrare delle cose, però dobbiamo
dirgli che questo è il drink, STR drink, abbiamo visto che è il nome del drink principale, e la categoria l'avevamo messa come informazione del detail, cioè quello che sta praticamente sulla destra. E così siamo tornati, cioè non è che abbiamo fatto più di tanto, semplicemente con in maniera lenta per vedere il processo e ragionarci sopra, quello che abbiamo fatto è portare a un livello globale quella tabella con dentro le informazioni sui drink. Tutto qui, quindi questo è quello che abbiamo fatto. Quindi è chiaro che alla fine il risultato torna a essere quello di prima, con l'unica differenza che adesso la tabella non è più una proprietà esclusiva di questa videata, ma è condivisa con tutto il resto dell'applicazione, quindi sta in un punto centrale e quindi io gli posso andare a agganciare in varie videate dei vari controlli per vedere o un singolo record in dettaglio oppure come in questo caso n record, andando a scegliere cosa far vedere per ogni elemento, in questo caso il nome del drink e la categoria. Quindi di fatto tutto si gioca sugli agganci che facciamo a quel source, quel bind source, cioè quel componente che fornisce un'origine per il binding, che in questo caso è un bind source DB, perché come origine non ci porta degli oggetti ma ci porta record di una tabella. La tabella è una tabella in memoria, quindi non è una tabella di un DB, ma è una tabella che lavora in memoria, che noi non abbiamo creato e strutturato, ma che è stata inizializzata nella sua struttura, nei suoi contenuti, dal REST adapter, ovvero da un adapter, da un adattatore che converte ciò che arriva in formato JSON dall'API nei dati tabellari che vediamo. Lo converte quando arrivano questi dati, nel momento in cui noi lanciamo la richiesta e che appoggia i dati e li rende disponibili per questa conversione. Quindi abbiamo richiesta che dà risposta, che viene adattato a tabella, che diventa un'origine dati che noi agganciamo a liste e ad altri controlli. Tutto visualmente, quindi senza scrivere neanche una riga di codice. Quindi questo è lo zero code nella maniera più assoluta. Quindi ed è anche tutto dichiarativo, tant'è che questo diagramma che vediamo qui sotto, insomma, non vorrei spararla grossa, ma lo possiamo salvare come immagine, potremmo anche andarlo a stampare, cioè potrebbe anche servirci come documentazione, e ci mostra chiaramente quali sono i legami tra le fonti dei dati che abbiamo e i controlli che li vanno a visualizzare. Quindi è un po' il concetto di binding, quindi che esiste in molti framework, anche ad esempio in JavaScript, in tanti altri strumenti, ovvero il fatto di tirare dei fili, unire i puntini e alla fine tutto quanto funziona in un modo che possiamo documentare e stampare, esportare senza dover andare a scrivere delle righe di codice o scrivere del codice tedioso per trasferire informazioni magari in un DTO. Tutto ciò viene in automatico, quindi è un application builder a tutti gli effetti. Quindi siamo tornati al punto di prima, però abbiamo un vantaggio in più, ovvero la possibilità a questo punto di andare a implementare la parte di dettaglio di fatto gestendo il processo allo stesso modo, ovvero io apro la mia maschera di dettaglio, ecco qui sotto vedo nel mio designer i possibili collegamenti, ci sono la toolbar, la label, quindi al momento non c'è ancora nulla. Come visualizziamo il dettaglio? Trasciniamo dei controlli e li andiamo ad agganciare. Ad esempio, proviamo a prendere una label proprio semplicissima e la chiamiamo name, la chiamiamo drink label, perché fa vedere il nome del drink. Proviamo a agganciare solo questa, quindi facciamo un bind visually. Abbiamo la drink label, non vediamo al momento nient'altro perché soprattutto i moduli condivisi, perché non li abbiamo importati, ovvero non abbiamo detto a questa unit di fare use unit, cioè di utilizzare
il modulo, la unit che contiene ad esempio il nostro app module, il nostro modulo dell'applicazione. Quindi aggiungiamo questo, lo importiamo, ovvero lo referenziamo da questa unit. Vedete che questa è proprio una regola del Pascal, ogni unit definisce elementi, se vogliamo da quello utilizzare, ed è un modulo, quindi utilizzare elementi in un altro modulo, dobbiamo fare la uses. E questo praticamente stabilisce i legami e le dipendenze tra i diversi moduli dell'applicazione e osservando queste dipendenze ovviamente Delphi fa la compilazione e ce li carica in sequenza partendo da quello, come dire, utilizzato da tutti che non usa nessuno e via via scendendo e caricando tutti gli altri moduli. Quindi nel momento in cui noi andiamo a utilizzare quella unit facciamo un refresh del designer, ecco che ci troviamo, c'è veramente una marea di campi come ricerca, sembra quasi più un dettaglio. Ecco che ci troviamo a questo punto il famoso bind source, cioè live bindings, che è la tecnologia che usiamo per associare i controlli ai dati. Si accorge che c'è un bind source, cioè si accorge che c'è un componente che potenzialmente ci espone dei dati a cui noi ci possiamo collegare, e quindi nel momento in cui importiamo la unit e facciamo refresh questi appaiono. Siccome c'è già una struttura definita vediamo i nomi dei campi e quindi li prendiamo, ad esempio questo str drink, e lo andiamo a trascinare sulla text del nostro drink label. Ed ecco che qui già compare Margarita. Perché? Perché all'interno del nostro dataset abbiamo caricato dei dati, siamo posizionati sul primo record, il primo record ha questo valore, quindi la list view si aggancia anche a questo asterisco perché ci fa vedere tutti i record. La list view vuole sapere il testo e il dettaglio per capire che campo metterci dentro, ma ce li fa vedere per tutti i record, e quindi è associata anche a questo asterisco che ha un valore concettuale, concettualmente rappresenta tutti i record. Noi qui stiamo guardando il dettaglio di quello che è il record selezionato, quindi l'asterisco non lo utilizziamo, però quello che andiamo a fare è agganciare i campi direttamente all'etichetta per vederne il valore. Quindi non è che vedremo però solo il primo drink o comunque solo gli stessi valori, perché se noi ci spostiamo, vediamo se a design time riusciamo a fare direttamente già questa prova sulla mia drink table, vado a fare edit dataset e quindi vado praticamente in edit, quindi con possibilità di inserimento, modifica, cancellazione, fare tutto quello che voglio, dei dati che sono stati pompati qui dentro, scaricati da JSON. Quindi nel momento in cui io vado qui e decido di cambiare nome, cioè questi dati sono scaricati, quindi a questo punto io ne ho il possesso, li posso cambiare, ovviamente non sto cambiando i dati originali dell'API, perché se volessi fare quello dovrei andare a fare un post, l'API me lo dovrebbe consentire, e quindi io ho una copia, quindi in quanto copia dei dati me la posso anche eventualmente, qui ho fatto una copia perché mi è più comodo, perché agganciando la lista a una tabella, come dire, questa serializzazione in automatico che mi riempie una tabella è estremamente comoda perché io aggancio i miei campi a quello che voglio vedere e ho una rappresentazione tabellare di roba che ho scaricato in un formato che non è nativamente tabellare ma ha una sua gerarchia e quindi ha una struttura diversa. Una volta che l'ho scaricato posso decidere anche di cambiare i miei dati, quindi se voglio riflettere le mie modifiche sul server, ecco che allora subentra la complessità di dover andare a fare le chiamate necessarie, premesso che l'API ovviamente le supporta e ci consente di farlo, che non è il caso, quindi noi qui siamo in sola lettura. Se provo a spostarmi di record, Blue Margarita, Tommy Margarita, White Cap Margarita, io sto navigando la tabella. Questo vuol dire che questa tabella, il bind source, dovrebbe, usiamo il condizionale, dire guarda che il record corrente è cambiato. Questo a cosa serve? Ad esempio la lista
che mi fa vedere, vediamo, è ancora aperta la list view, vedete che mi fa vedere, è agganciata l'asterisco e mi chiede i campi di ogni elemento e quindi mi fa vedere il titolo e la categoria, però ha spostato il blu su White Cap Margherita, perché con l'asterisco concettualmente vuol dire faccio vedere tutti i campi, ma il bind source, cioè nel momento in cui nella mia tabella io navigo, il bind source viene, come dire, stuzzicato, gli viene detto guarda che è cambiato il record corrente, adesso non è più lo 0 ma è l'1, il 2, il 3, quindi man mano che mi sposto quel componente viene informato. Sembra un come mai ho il record corrente sulla tabella e anche sul bind source. C'è da dire che ad esempio il bind source è quello del DB, ma potremmo avere un bind source che è agganciato a una lista di oggetti. Una lista di oggetti ha degli oggetti con indice che varia da 0 a numero di oggetti meno 1, ma non ha il concetto di quale di quelli è selezionato. Ecco che a questo punto quell'informazione si rende necessaria metterla sul bind source. Cioè il bind source ha la visibilità di una lista di oggetti ed è in grado di dire siamo sul primo, siamo sul secondo. Qui è la stessa cosa, però, come dire, si sincronizza con la navigazione all'interno della tabella. Quindi il dove ci troviamo, cioè se chiediamo al bind source di andare avanti, farà spostare in avanti il record corrente della tabella, e viceversa se modifichiamo il record corrente della tabella stiamo modificando il bind source. Quindi abbiamo sempre una cosa che è la cache dei dati, che supporta il concetto di record corrente, cioè ci consente di navigare all'interno e di fare ad esempio un first, poi fare un next e spostarci. Il bind source ha questo concetto perché lo deve comunicare ai controlli collegati, ma è impreso a livello generico, ovvero non specificatamente quello che lavora con tabelle su DB, ma un bind source generico, c'è cioè un qualcosa che ci dice io ti so fornire una serie di elementi e per ciascuno dei valori di proprietà, che potrebbero essere campi ma proprietà di un oggetto, mantiene anche come informazione su quale di questi al momento ci troviamo. Quindi questo è un po' il funzionamento del il giro del fumo, come si suol dire. Quindi qui noi ci siamo spostati nella tabella, vediamo che ci spostiamo in avanti anche sulla lista. Quindi se torno qui e vado su, qui non penso ci sia un editor, però c'è un navigator che ovviamente non potrò mettere qui. Se io vado sulla mia tabella e vado di nuovo in edit, intanto mantengo lo stato, cioè la mia tabella in memoria è aperta e funzionante, e allo stato attuale come dire sta di nuovo conservando la posizione, cioè sono su White Cap Margherita. Mi sposto su Strawberry Margherita, quindi la mia tabella praticamente la sto navigando in fase di progettazione dell'applicazione. Essendomi spostato, se torno alla pagina di ricerca, il bind source lo ha segnalato alla mia lista, la mia drink list view, cioè la lista dei drink, tramite questo asterisco, quindi lui ha provveduto ad andare su Strawberry Margherita. Se noi però andiamo nella pagina di dettaglio, mi aspetto che anche di là ci sia stato esatto lo stesso cambiamento, cioè qui non abbiamo una lista da gestire, ma abbiamo un singolo controllo che fa vedere un'informazione. Quindi il controllo fa vedere il nome del drink, che è in questo campo, essendo che dovrà far vedere il nome di un drink, farà vedere il nome del drink attualmente selezionato. Quindi tramite questo giochino io come faccio a vedere il dettaglio di un drink? Basterebbe semplicemente che io mi spostassi dalla visualizzazione dell'elenco a quella del dettaglio e non devo fare nient'altro, perché la tabella che contiene i drink che noi scarichiamo via JSON dall'API sta in un modulo condiviso che è lo stato della mia applicazione. Quindi una classe con dentro delle proprietà per cambiare pagina più altri oggetti come questa tabella che mantiene delle informazioni che servono a diverse viste della mia applicazione. Cioè io cambio videate, ma cambio videata per passare da un elenco di drink a un singolo drink da vedere in dettaglio, ma la lista di drink
il drink selezionato, la pagina in cui mi trovo, sono tutte informazioni che riguardano lo stato generico della mia applicazione, della mia app in quanto tale. Quindi questo è un po' il... quindi di fatto mi basta cambiare videata. Quali dati mostrare, dove e come, dipende dai controlli che scelgo e da come li vado a questo punto a linkare. Quindi io qui potrei mettere questo strawberry margarita. Ecco, lui ha, nel momento in cui ho fatto il collegamento, ha creato il binding list. Quindi questo è il mio detail binding list, ovvero ha creato un componente per ospitare tutti i binding che abbiamo all'interno di questa schermatina. Binding cosa vuol dire? Qui si è salvato un collegamento, ovvero il componente drink label che è agganciato al mio drink bind source. Quindi sta dicendo che la drink label è agganciato al mio bind source, alla mia origine dati dei drink, e il campo str drink. Quindi questo componente mantiene tutti i collegamenti che facciamo tra controlli. Noi possiamo anche collegare controlli con controlli, controlli con origini dati. Il bind source è una fonte di dati, ma qualunque cosa nel live binding può essere una fonte di dati. Cioè, noi potremmo anche collegare la proprietà checked di una checkbox alla proprietà enabled di un pulsante. Quindi quando pigiamo la checkbox il pulsante si accende, quando la chiudiamo, cioè possiamo collegare proprietà di qualsiasi cosa, virtualmente ovviamente, tutto ciò che è possibile vedere a livello di runtime. Quindi questo è il nome del nostro drink. Adesso io vado magari a mettere, dargli un po' di come dire, farlo vedere un po' più in grande. Andiamo qui nel size e al posto di default ci mettiamo 24, se non è troppo grande. Assomiglia molto, diciamo, alla parte sopra di questi componenti che mi stanno un po' nelle scatole. È vero che poi noi possiamo anche, abbiamo uno shortcut dove noi possiamo nasconderli, quindi lavorare tranquillamente sull'interfaccia visuale. Qui però vorrei mantenere una certa paginazione, quindi magari mettiamo questo allineato al top. Poi cosa potremmo mettere? Potremmo mettere i tag. Adesso io metto poi solo, come dire, componenti. Quindi questa chiamiamola tag label e gli andiamo a agganciare ad esempio i tags, che in questo drink non ci sono, gran fortuna devo dire. Beh, andiamo a vedere un attimo il nostro dataset, così troviamo magari qualche record che sia più... questa finestra non si può un po' allargare. Peccato, quel drink alternate è una stringa veramente lunga e lui per default ci fa un po'... I tags ce l'ha il primo, adesso torno sul primo, così vediamo se ci sono... Sì, è quello che ha un po' più di dati, dai. Quindi va bene, usiamo questo. Ok. Quindi qui chiaramente stiamo lavorando con dati in cache. Eccolo che adesso compare finalmente con qualche testo. Diamogli uno stile. Anzi, qui forse conveniva... Beh, intanto mettiamolo così. Font color, scegliamo un colore molto, vabbè, diciamo che si è capito che la nostra interfaccia non sarà così particolarmente evoluta, però ovviamente questo è per accelerare. Tag label, adesso lo sposto sotto, così qui invece mi rimane
un category label, category label, in questo caso gli mettiamo un po' come lo facciamo vedere già nella lista, gli mettiamo un grigio scuro, se c'è, non c'è un dark red, ci sono dei grigi che hanno in realtà dei colori che sembrano diversi. Slate gray, così si vede veramente poco. Brutto di avere tanti colori che poi non sai quali scegliere, e questo sembra quasi uguale, quindi vabbè, facciamolo marrone così non se ne parla più. Non in italic, però gli andiamo magari a mettere un font un pochino più grosso se possibile. Ho beccato giusto il default, sì. Quindi qui c'è la categoria. Ok, quindi abbiamo la category label. Adesso metto questi controlli un po', metto un po' di qua, così teniamo un po' di spazio. Questo diagramma poi si può riordinare, si può personalizzare come si vuole, stampare, si può fare di tutto. Category, quindi ordinary drink, magari lasciando un po' di spazio, quindi quick edit, layout, lascia come margine qui sopra, non so, anche solo un 4 pixel. Poi la potenza di live binding, facciamo un test volante di quelli che potrebbero anche fallire, ma se non ricordo male il binding avviene tramite un'espressione, quindi rifaccio comparire un attimo i controlli visuali, i componenti, scusate, proprio il contrario dei controlli visuali. Ci sono i vari binding, ad esempio questo category, interessava più il text, che di fatto fa vedere l'improperty to field, quindi component property, field name, in realtà volevo usare un altro tipo di binding, cioè il binding con l'espressione, ovvero fare in modo che quel valore del campo in realtà sia, come dire, questi sono i cosiddetti, però c'è il custom format, che non mi ricordo come funziona, ma forse è sufficiente per questa cosa. Cioè, noi agganciamo un campo a un controllo e vediamo direttamente il valore, ma in realtà tutto questo motore si basa sul concetto di espressioni, ovvero lì l'espressione viene costruita dicendo prendi il valore del campo e mettilo qui, ma ad esempio in custom format, ovviamente la guida è avarissima, ma noi andiamo a cercare live bindings custom format using custom format and parse expression, forse bastava cercare un po' meglio nella guida. O qualcosa del genere, c'è sia un motore di macro espressioni, che è una cosa particolarmente potente, oppure la possibilità di fare delle espressioni libere, tipo io prendo da due controlli un valore numerico, lo converto in numerico verace, faccio una somma e visualizzo in un punto la somma. Cioè è molto flessibile questa. Binding expression si può usare percentuale S, ok. Cioè quello che voglio fare io non è mostrare i tag, non direttamente, ma scrivendo magari un qualcosa del tipo tags, due punti e l'elenco dei tag. Quindi in questo binding lui praticamente sta portando dal nostro bind source nel componente tag label, sta mettendo una proprietà text, il valore, la stringa che c'è nel campo str text. Se io qui vado a scrivere tags due punti percentuale S, invalid operation in source, forse questo va decodificato,
qui non sembra funzionare molto bene, forse ha bisogno di separatori o di qualcosa di qualche tipo. Formatting your fields, qui andiamo addirittura sui blog, custom format. Ok, devo, cioè questa è un'espressione, quindi ovviamente devo mettere, cioè se voglio, questo che scrivo è come se fosse codice, quindi ovviamente non lo posso scrivere così, però posso scrivere text più percentuale s e questo forse lo accetta. Esatto, ecco che come risultato ottengo quello che vediamo qua sopra, text due punti il valore del campo. Quindi il valore del campo non vola direttamente nella label, ma con il custom format io definisco un'espressione che va valutata, dove quel percentuale S è un segno a posto del mio valore e il resto mi consente ovviamente di concatenarlo oppure anche formattarlo con quella uppercase, quindi di andare a chiamare delle funzioni che sono come dire, vengono incorporate all'interno di questo motore di espressioni e sono direttamente utilizzabili per fare delle trasformazioni last minute, però sempre dichiarate, quindi questa cosa rimane nel binding. Quindi ad esempio se sono sul diagramma e vado a cliccare questa freccia, vedete che non seleziono la label, la proprietà text col campo, ma seleziono direttamente il binding, cioè il collegamento, e qui nell'object inspector mi trovo direttamente, come dire, la caratteristica. Quindi anche questo rimane in un certo senso documentato, ho da qualche parte scritto che quello che visualizzo è text più percentuale s, quindi se ho bisogno di fare questo tipo di customizzazioni le posso introdurre direttamente lì e continuo a non scrivere una riga di codice, questo sempre e sempre comunque. Che altro potremmo far vedere? Le istruzioni magari per come fare il cocktail in italiano, eccetera eccetera, quindi adesso non voglio tediare troppo, andiamo ad aggiungere dei campi, quindi qui mettiamo una label istruzioni per la preparazione. Oddio, l'ho messo come nome del componente, sorry. Allora, instruction label andava messo come text, forse istruzioni per la preparazione. Ok, quindi anche questo lo mettiamo lì in alto, gli diamo un pochino di formattazione, lascia ovviamente molto a desiderare, però come dire, questo è un demo, per cui non è che dobbiamo ok, quindi questo più che altro instruction label è un title label. E mettiamo dopo anche la parte per il testo delle istruzioni, quindi qui non so se convenga addirittura un memo però read only se possibile, sì. Ok, da mettere sempre là in alto. Lo ridimensioniamo un po', poi tutto al più gli mettiamo delle scroll bar se possibile, se lo selezioniamo forse show scroll bar ci sono, quindi appariranno nel momento giusto, mi viene da dire. Quindi enable scroll, sembra tutto abilitato, quindi data detector types, control type style,
Check spelling, no, niente di abilitato. Bounces, niente. Quindi qui dentro che andiamo a mettere? Questo non è il nostro memo 1, diventa il nostro instruction memo. Ok. Instruction memo. E dentro ci mettiamo le istruzioni. Instruction memo è qua. Le abbiamo in tutte le lingue, le mettiamo in italiano. Così almeno. E qui vediamo già anche comparire le... Preferirei un word wrap, possibilmente, se si può. Forse in text settings abbiamo word wrap, perfetto. Così compare tutto al più solo la scroll bar verticale se il testo dovesse essere così lungo. Insomma, un po' di dati li abbiamo messi giù, poi ci sarebbero un sacco di altre informazioni. Una cosa che dovremmo andare a recuperare seriamente è anche la thumbnail, image source, cioè andare a scaricare magari anche una foto, non sarebbe male. Dubito però che questo ovviamente possa, se abbiamo un web browser potremmo forse, web browser è un po' uno spreco, forse richiamare un web browser per avere una foto, però forse ce la possiamo cavare col web browser, perché magari agganciando image source, che non penso però che sia il dato che io penso che sia, adesso andiamo a vedere i nostri dati. Avere una copia locale dei dati convertiti così è comodissimo, perché non dobbiamo andare a chiamare le API ogni volta, cioè li abbiamo scaricati, vabbè, ce li possiamo ovviamente sempre andare a salvare. Allora c'è la thumbnail, che è quella che vedo qui, ingrediente 7, 8, sono le varie misure. Chiaramente questo cocktail è una scheda image source, image attributes, no, questo qui, quindi ci sta che sia questa. Ok, quindi torno un attimo nel detail, faccio una prova che potrebbe rivelarsi pericolosa, lo aggancio direttamente se si può all'URL del web browser, alla proprietà URL, e che non è visibile per default. Alcune proprietà dovete andarla a tirar fuori espressamente, ma questo è per evitare di far vedere ogni volta per ogni componente tutte le proprietà, anche quelle che non andrete mai a utilizzare. Stringa è una stringa, quindi qui l'URL comunque viene impostato, probabilmente non riusciamo, infatti qui qualcosa è comparso, cioè l'URL è stato assegnato, viene sincronizzato, ma non temo che non lo vedremo se non fino a runtime. Quindi però potremmo fare un image web browser, qualcosa del genere, cambiargli nome, e quindi questo lo testiamo eventualmente a runtime. Però sarebbe comodo avere un browser dove l'URL viene impostato anche quello col binding, e quindi il browser naviga, trova l'immagine e ce la fa vedere, ce la fa magari anche navigare. Cosa manca a questo punto? Manca fondamentalmente il fatto di poter passare a questa pagina, e da questa pagina anche il fatto di tornare indietro. Cosa che qui abbiamo, no, questo è un home button. Ok, quindi noi possiamo tornare alla home ma non indietro alla pagina principale. Tuttavia nulla ci vieta di prendere questo pulsantino home button, andare nella pagina di dettaglio, che è eredita fondamentalmente dalla pagina base che aggiunge
questo pulsante e aggiungerlo di nuovo, quindi andare nella page toolbar, bello incolla, abbiamo aggiunto un pulsantino, gli andiamo a cambiare quantomeno lo stile da action tool button, gli diciamo, mettiamo un back tool button, anche se il back scrive pure, scrive anche il testo, non ce n'è uno più traditional, forse qua, prior button, reply button, rewind, tool button left, qualcosa che, come dire, ci ricordi un po' il back, un left button e basta. Magari messo questo, messo dopo, così ok. In realtà preferisco che quel home button magari vada a finire, stia a destra piuttosto che a sinistra, direttamente. Quindi aspetta che tiro su quella nostra pagina di base, prendo questo, lo allineiamo a right e a questo punto dovremmo praticamente averlo aggiornato per tutte le pagine. La home lo nasconde, la search adesso lo mette a destra, giustamente, il detail lo mette a destra anche qui, però così a sinistra abbiamo il nostro back button. Quindi aggiungeremo ai componenti, alla nostra action list, vedi dove me l'hai aperta, oltre a un home action che andiamo a editare, una back action per tornare indietro, quindi indietro, testo qui non si vede, ma magari se qualcuno usa qualche software di aiuto. E definiamo l'azione banalmente, se quella della base page di tornare alla home, come succede qui nel nostro caso, in questa back action execute abbiamo già Cocktail Modules App. Quello che andiamo a fare è mettere come page view dal dettaglio, tornare alla pagina di search, quindi tornare alla ricerca, così come dalla pagina di search dobbiamo gestire il click sulla nostra lista per fare in modo che passi alla vista di dettaglio. Quindi in questo caso on item click, quindi nel momento in cui facciamo click su un elemento, come dire, in realtà ci dobbiamo preoccupare praticamente solo di passare alla vista di dettaglio, perché la navigazione, cioè il click, fa la selezione, sposta il record e al cambio pagina comunque ci dovremmo trovare i dati della pagina di dettaglio già mostrati. Quindi ok, proviamo a fare, facciamo una prova, quindi lanciamo in maniera molto brutale l'applicazione, quindi con una gran fiducia devo dire. Quindi search cocktail, qui scriviamo Mar, così abbiamo un po' di, abbiamo Martini, Bloody Mary, Dry Martini, Bob Marley,
Quindi clicco su Bob Marley e ho un bel Latches Violation. Un Latches Violation dove e perché? Comunque i dati vengono mostrati. Abbiamo Bob Marley, shot, tax. Abbiamo le istruzioni per la preparazione, quindi un po' di roba ce l'abbiamo. Se torniamo indietro, per qualche strano caso ci ha portato alla home e non era dove volevo andare. Per qualche strano motivo, ma lì credo di aver toppato magari io, perché ho creato l'azione ma non ho fatto copia e incolla di questo pulsante, esatto, e l'ho lasciato puntare alla home invece che dirgli back, quindi lui giustamente andava alla home. Non ho capito quell'access violation da cosa è dovuta, ma ho timore che sia per il web browser, che è l'unica cosa che non vedevamo, quindi vediamo adesso, proviamo in debug, vediamo che cosa succede. La porto solo un po' qui in mezzo, quindi mar, ricerca, invalid string Martini. C'è qualcosa che tenta di aspetta, qui abbiamo un problema legato al fatto che io ho lasciato nella mia app dei componenti aperti con una struttura che non è proprio quella consona, e quindi soprattutto l'adapter, soprattutto Fernet Branca. Proviamo a rilanciarla così. In realtà volevo lanciarla in debug, mi sono dimenticato. Vediamo se c'è ancora il problema. Timore che si sia salvato una struttura di tabella che non era quella giusta, e rimanendo aperto riutilizzi la stessa. Daytime exception. Ma scusa, perché vorresti JSON dataset adapter update dataset? Mi sta valutando delle informazioni come data ora, ma perché questa cosa che non ha assolutamente senso? Sono io che te lo sto dicendo. Allora vediamo intanto field defs, definizione dei campi, non c'è nulla, quindi rest adapter, types mode, facciamo solo stringhe magari. Secondo me sbaglia convertire, sarebbe meglio dargli, ah beh, qui ci sono anche forse definizioni dei campi, mi sarebbe dargli una struttura, andarsi a selezionare quelli che sono praticamente i, come dire, i campi che ci interessano, e fissarli in maniera univoca, perché in questo modo lui ogni volta determina, in base tra l'altro ai dati che scarica, qual è la come dire, il tipo di campo. Quindi mettiamo che in un campo ci sia una stringa, a un certo punto compare una stringa col formato di una data, lui pensa che sia una data, utilizza una data, e poi dovremmo, come dire, fargli importare la struttura e poi andarla a fissare, ad esempio sulla lunghezza delle stringhe, lui le dimensioni in base ai valori che arrivano. Quindi bisognerebbe scaricarsi un pacchetto abbastanza
nutrito di dati e fare in modo che quello diventi la struttura fissa e persistente, quindi in modo che stavolta infatti non ha dato il problema. Nel caso del reach tenta delle conversioni che a mio avviso non sono quelle corrette. Tanto proviamo a vedere se dà ancora quell'access violation di prima. Aquamarine, sì, lo dà, fammi vedere cos'è che ho sbagliato. Un timer service start incident, proprio un errore all'interno della libreria di Delphi, quindi questo potrebbe essere un bug. Start incident non sarà neanche documentato, forse. Qui diventa piuttosto difficile, come dire, andare a debuggare, perché questo dovrebbe essere un platform service, quindi non ho idea di... Forse ho capito qual è il problema in realtà, che è legato al fatto che noi cliccando facciamo una selezione e c'è, dal punto di vista della lista dei delay, per esempio, per far vedere il dato che è stato selezionato, noi brutalmente andiamo a distruggere quella videata, cioè andiamo a distruggere la videata più la lista che c'è all'interno per ricrearla quando torniamo presumibilmente indietro. Quindi nel momento in cui andiamo avanti parte un'operazione che teoricamente è asincrona, ma nel nostro caso in un certo senso non fa in tempo a completarsi, che noi abbiamo già distrutto l'oggetto e quindi anche tutti gli oggetti che contiene. Quindi qui dovremmo dilazionare il passaggio da una pagina all'altra. Qui ci potrebbe venire in aiuto dei componenti come ad esempio frame stand. Noto che non si vede la foto, non so se è perché ho scelto qualcosa che non ha una foto oppure perché devo dare un navigate forzato, quindi, però effettivamente era un test abbastanza, come dire, brutale e speranzoso, per cui Windows Engine, come non Edge, if available, anzi Edge only potrei dire. No, mi va bene anche Internet Explorer se c'è, quindi come risolvere quella cosa lì della lista. Dovremmo mettere un delay su questa cosa qui, forse con le funzioni di thread, un synchronize, un create anonymous thread. Però potrebbe arrivare sempre, come dire, potrebbe arrivare sempre prima, e quindi questo è un, o mettiamo un delay oppure cambiamo anche evento. Questo può essere un'idea, cioè quello che sto cercando di capire è se posso, invece che fare questa operazione, dilazionarla nel tempo in modo che venga fatta sempre ovviamente sincronizzata al thread principale dell'applicazione, altrimenti ci dà degli erroracci veramente brutti, perché sui controlli visuali deve essere sempre un thread che accede, perché i controlli non sono thread safe, e quindi l'accesso da più thread mi sembra che sì, o il task o creando un anonymous thread. C'è un pezzettino di codice, non volendo andare a importare tutto il componente,
sicuramente il frame stand mi sembra, andiamo quindi su GitHub. Tra l'altro una chicca su GitHub, l'altro giorno in chat mi hanno girato un'immagine che era bellissima, perché c'era la richiesta di, c'era qualcuno che chiedeva ma qual è la differenza tra Git e GitHub, e uno ha risposto che c'è la stessa differenza come porn, che è il porno, che sarebbe Git, e Pornhub. E la persona penso abbia capito all'istante praticamente il ho detto questa me la devo ricordare perché è bellissima, perciò dunque ci dovrebbe essere una unit che si chiama Subject Stand, dove c'è una delayed action, ah è qua, delayed action, che non mi, perché non mi ricordo la sintassi, quindi no, qui, mi sembra, qui viene chiamata, voglio il codice, ok, uso il thread, crea un Osmosis thread e poi viene avviato, e nell'avvio fa la synchronize della procedura, ok, quindi la importo brutale, poi in realtà l'idea migliore sarebbe già usare direttamente il componente, però questo richiederebbe un po' di tempo. Quindi creiamo un thread anonimo dove dentro mettiamo un'attesa di 100 millisecondi, 200 millisecondi, chi lo sa. Dopodiché thread synchronize, dobbiamo andare a sincronizzare, quindi qui ci sta thread procedure, quindi ci sta una procedure scritta così, proprio anonima, sì, la parentesi la devi mettere qui, però grazie, direi di sì, e quindi cioè noi creiamo un thread che in maniera sincrona attende un po' di tempo e poi va a eseguire questa operazione, ma facendo in modo con questa synchronize che questa operazione vada in cima alla coda dell'applicazione, quindi venga eseguito dopo gli altri eventi, quindi che però sia sempre il thread dell'applicazione principale ad eseguire questa istruzione, perché se non la mettiamo qui dentro vuol dire che c'è un thread che andrà a chiamare dei metodi sui nostri componenti mentre noi ne chiamiamo altri e rischiamo di rompere l'interfaccia. Quindi questo è un percorso asincrono di codice che va a attendere un po' di tempo e a mettere in maniera sincrona l'esecuzione di codice che cambia la pagina. E poi lo start vuol dire che parte subito, quindi thread anonimo vuol dire che non salviamo gli oggetti, fa uno start, quando ha finito il thread si libera da solo, si autosuicida diciamo, e quindi non dobbiamo neanche andare a gestirci questa evenienza. Proviamo se questo ci risolve il problema, che credo poi sia dovuto a quello, cioè la lista inizia a fare delle operazioni, perché è la lista è un po' particolare, una list view mobile, quindi ad esempio quando noi scrolliamo a volte lo scroll dura di più perché c'è quella inerziale, quando clicchiamo magari c'è un'animazione, cioè siamo in un contesto dove i controlli dietro certe interazioni non sono istantanei ma fanno delle operazioni in più. Se ne andiamo ad ammazzare in questo modo, il suggerimento è quello di utilizzare dei componenti, ad esempio uno di questi è il frame stand, che magari dedichiamo una puntatina se il creatore ne vorrà parlare, che oltre a darci una mano avere un po' di coerenza visuale, quindi che noi abbiamo già un po' curato non esteticamente ma a livello architetturale facendo delle pagine di base e quindi mettendo giù i pulsantini tutti nella stessa posizione in modo che tutte le nostre pagine siano uguali, quello che andiamo a fare in seguito è Mi mancano un po' delle personalità lungimiranti.
come Steve Ballmer. Ciao a Oasis Mad Ferit, non so come si legge, ma dovrei averlo letto giusto. Quindi proviamo. Intanto qualche lurker si fa vedere. Quindi Martini, Margarida. Ok, adesso ha smesso di fare, di dare questo errore. No, non c'è l'immagine, c'è il... Io volevo proprio l'immagine. Non avevo capito che era la pagina di Wikipedia che fa vedere i diritti sull'immagine. Ah, perché giusto, image source, quindi l'origine di dove hanno preso l'immagine. Se ci fosse stata la foto sarei stato più contento, però... Ok, quindi si torna indietro, poi andiamo da Bob Marley, Amaretto T, ed aspettiamo quel tempo che consente alla lista di completare quella piccola animazione che... E, vabbè, qui ci siamo scordati di scrivere dettaglio. Qui in realtà potremmo fare il bind con il nome del drink invece di metterlo qui. Ho scelto dei colori veramente terribili, perché questo blu non si legge quasi. Cioè, qui è tutto bianco, poi dopo diventa... Qui l'immagine l'ho preso da Instagram addirittura, che neanche viene mostrato, quindi ci viene... forse c'è anche un altro campo dove andare a leggere... Dove andare a leggere, come dire, questa informazione. Magari ho preso quello sbagliato. Dai, OBS, lasciami un po' di CPU che... C'è un bel po' di latenza. Nel video o nell'applicazione? L'applicazione è perché ho la CPU al massimo di OBS Studio che sta occupando la GPU e la CPU. Quindi noi qui abbiamo applicazioni grafiche che hanno bisogno quindi della scheda video, perché questa è una libreria grafica. E l'IDE usa la CPU e quindi praticamente tutto strarallentato dove normalmente non dovrebbe esserlo, però vabbè, questo lo accettiamo, poi vedrò se c'è modo di ottimizzare. Cosa volevo fare? Volevo andare in edit di un dataset, prego inserire dati prima di... C'ha ragione, quindi avendola chiusa, vabbè, rifacciamo la solita ricerca che ci va a scaricare i dati, e quindi così ce li troviamo e possiamo un attimo andare a vedere se c'è ID drink, STR drink, category, alcolico, c'è anche il tipo di bicchiere. No, lo stream, io scrivo un messaggio, penso ti arrivi dopo qualche minuto. No, più che altro è che non ci faccio caso, perché è un po' di... Questa sera la chat è molto silenziosa e quindi non ci faccio caso subito, ma non è il... thumbnail, attenzione. Abbiamo però la STR Drink Thumb, quindi tumbiamo con questa, direi. Quindi li richiudo perché altrimenti mi fanno dei casini. Quindi però no, ho fatto una... stupidata. Beh, vabbè, mi ricordo il nome della proprietà, quindi direi che non dovrebbe essere difficile andare a configurare il binding in modo da fargli image browser drink thumb, abbiamo detto era. Vediamo se compaiono ancora. No, perché ho chiuso la drink thumb. Spero di non aver sbagliato il nome del campo, al massimo non si vedrà nulla, però forse così è più probabile che riusciamo a vedere la picture. Catch the picture, the most picture, come dice Abbatantuono. Allora, quindi Mar, Pigio, Martini, poi potrei anche cambiare stringa di ricerca. Kiwi Martini, oh, adesso viene giù la foto, non ci sta, andrebbe ridimensionata, però
non ho le istruzioni per la preparazione, si furono, forse non le ha messe in italiano. Amaretto mist, aggiungere lo spicchio di lime e servire, quindi qualcosina viene fuori. Tia Maria, abbiamo giusto giusto homemade liqueur, quindi andiamo all'home page. Se andiamo sul search ovviamente ritorniamo qui, quindi adesso che è diventato lo stato dell'applicazione il search, se volessimo ripartire da capo dobbiamo essere noi a, come dire, azzerare la richiesta, perché questo è diventato stato della nostra applicazione. Quindi 24k nightmare, ma che razza di roba è? Sono dei drink un po' strani, eh? Qui mi sono scordato ancora di mettere il titolo, adesso lo vado a inserire. Quindi welcome page, home page, ok, quindi qui ci scrivo, ci potremmo mettere il nome del drink, ma mettiamo dettaglio e siamo ok, che almeno, come dire, abbiamo completato un po' il set di feature di base, se non altro. È un po' bruttarella, ecco, la cosa che manca a questo punto, dovendo fare un'app Android, è provarlo a tutti gli effetti anche su Android per vedere che bello, che brutte cose ci saltano fuori. Allora io prendo il mio dispositivo, che è un muletto che tengo apposta per fare questi bei boccettini, quindi sacrifichiamo una porta USB. Per come sono messo sarebbe meglio sacrificare la cam, ma facciamo che sacrifichiamo questo, così vado a collegare il mio dispositivo Android e proviamo a eseguirlo su Android e vediamo che ci viene fuori di bello. Ok, tutti gli autoplay. Quindi qui sotto abbiamo i vari target, vediamo se compare già il dispositivo, c'è da andare a, perché deve entrare nella modalità giusta, non quella di ricarica, ma quella di trasferimento file e debugging, altrimenti giustamente non funziona. Dopo l'ennesima notifica, da notare che io ho disabilitato le notifiche in Windows, ma ovviamente non lo vedo comparire. Ah, devo dare consenti, ok. Non lo vedo comparire perché non gli ho dato il consenso al debugging. Ce l'abbiamo, adeo gracias, quindi abbiamo il nostro dispositivo. Quindi che facciamo? Troviamo il modo anche di visualizzarlo usando il mitico toolettino diabolico che si chiama dov'è? Vai qui nella mia cartella, abbiamo un'app che si chiama Scrcpy, che è un nome veramente bruttissimo, ma l'applicazione è efficacissima. Ok, fa già vedere il mio dispositivo e sono già contento, quindi già si vede. Torniamo alla home. Quindi questo è il mio dispositivo Android, quindi andiamo qui e diciamo Android col 29, quindi scegliamo a questo punto, oppure si fa doppio clic qui su Android, quindi qui abbiamo tutte le piattaforme possibili e immaginabili, tra Android 32, 64 bit, iOS, abbiamo pure Linux, abbiamo macOS 64 bit e novità delle novità, anche la versione ARM per i processori, quelli nuovi, M1, se non sbaglio il nome. Poi abbiamo Windows e 32 bit e 64 bit, quindi ce le abbiamo proprio tutte. Quindi io non ho un device iOS, non ho un Mac al momento collegato, però mi interessa vedere se su Android funziona, perché è la piattaforma più facile, in quanto facendo un build facciamo la pick up e non andiamo a buttare direttamente
sul dispositivo che vediamo qui. Quindi la cosa carina è che noi abbiamo testato tutto su Windows e non avendo usato nulla di specifico, ma una libreria che si dovrebbe adattare stili e funzionamento cross device con uno stesso sorgente, dovremmo riuscire a compilare la nostra applicazione innanzitutto. Quindi prima compilarla, poi fare un install, quindi viene assemblato l'APK viene copiato e poi dovrebbe essere lanciato e a questo punto partire sul nostro dispositivo Android. Forse sì, forse no, ce la farà, non ce la farà, chi lo sa, vediamo, visto che parliamo sempre di app Android, almeno l'ultima volta ce l'avevamo fatta, quindi mi aspetto che funzioni. Si è spento lo schermo, ok, stai acceso, quindi deploying, qui ovviamente le operazioni, ammetto che adesso abbiamo una CPU un po' impegnata, sono un po' più lente che la piattaforma Windows perché il compilatore è un po' a più strati, quindi come Shrek ci sono diversi passaggi, va firmato e quindi come dire ci sono dei passaggi in più, mentre su Windows è ovviamente più immediato. Da lì poi anche il vantaggio di poterlo testare lì sopra su Windows e poi poter fare un deploy. E comunque è comodo avere un single source, avere una piattaforma con cui lo puoi compilare e lanciare. Sta firmando, adesso lo sta installando e alla buon'ora è arrivata la nostra applicazione. Qui c'è il nostro Search Cocktail, quindi clicchiamo su Search Cocktail, apre la nostra videata. Qui ci scriviamo, sì, ci metto il giusto per uniformità, mar, ok, quindi scegliamo questo, avviamo la ricerca, amaretto tea, dry martini, c'è uno stile che sembra più quello di iOS piuttosto che Android, però proviamo il Bloody Mary, vediamo cosa salta fuori, al netto che l'interfaccia è particolarmente migliorabile. Abbiamo un po' di, adesso uso le dita direttamente sul, quindi sposto il cursore, quindi vado a zoomare, posso ingrandire, però il fatto di usare il web browser ci dà un qualche, abbiamo anche un image viewer e quindi adesso pigio indietro, andiamo a vedere Amaretto Rose, quindi ci clicco direttamente sopra, anzi ci pigio, tap. E qui abbiamo la foto del nostro succo, torno indietro, quindi a parte di essere un po' scano, un po' bruttarella come stile, possiamo tranquillamente migliorare. Amaretto Fizz e Drizz, mi ha fatto venire una sete questa app che fa, però diciamo qualche, vediamo i tag, quindi abbiamo, intanto abbiamo completato il giro dell'applicazione, abbiamo messo anche la pagina di dettaglio, abbiamo collegato qualche controllo, portato a livello di stato dell'applicazione i nostri dati, visto un po' come usare Live Bindings per collegarci ai dati, sia come gruppo, come lista e come controllo singolo, nel senso in questo caso nella visualizzazione sul singolo componente controllo label che va a mostrare i dettagli del nostro prodotto. Poi qui dove c'è il tag abbiamo fatto l'esempio per vedere che il valore non è necessario buttarlo dentro direttamente così dove capita, ma come dire possiamo anche inglobarlo in un'espressione dove abbiamo un segnaposto per il valore che possiamo collocare dove vogliamo e concatenarlo con delle stringhe oppure applicare delle macro, addirittura andando a integrare questo motore con delle nostre funzioni o dei metodi di nostri oggetti, che è proprio la ciliegina sulla torta in questo caso, quindi è proprio la cosa più interessante, più carina, il fatto anche di poter estendere questo motore. Facciamo un altro tipo, vediamo se c'è la pin,
la pina colada, c'è solo questo, quindi ecco, questa mi andrebbe molto, devo dire, questa è proprio lei, c'è l'ananas, l'ananasso, c'è il mitico ananasso, c'è il cocco, la batida del cocco. Ok, già capito, appena chiudo la live mi vado a ubriacare, ok, però insomma è interfaccia migliorabile, però come dire, sempre per il tempo che abbiamo dedicato e per il codice che abbiamo scritto, è un risultato che, come dire, non, tutto sommato non mi dispiace neanche, quindi adesso sfrutto. La chat per tirare. Ah, non è così il comando. Il comando. Non mi ricordo com'è il comando. Ah, ce li ho qui. Vabbè, lo lancio da qui. Sì! Può fare! Questo ci sta. Proviamo a cercare altri drink. I martini li abbiamo visti, tutta la roba col gin fizz, gin sour, gin daisy. Guarda quante ce ne sono, madonna. Royal gin fizz addirittura, royal. Ecco, qui è abbastanza comodo navigarci col mouse, però chiaramente usando direttamente il dispositivo, il fatto di avere un browser ci fa fare il pinch e lo zoom, che è molto più comodo ed è molto più interessante. Quindi a questo punto torniamo indietro, oppure torniamo alla home, pigiamo indietro e chiudiamo la nostra applicazione. Quindi tiriamo le conclusioni, chiudiamo un po' tutto quello che abbiamo aperto. Applicazione migliorabile dal punto di vista grafico, però come dire, in termini di demo dovrebbe comunque essere abbastanza significativo. Torno alla mia schermata welcome per i saluti finali, quindi adesso vedrò se ho un po' di tempo per sistemare un po' l'esempio prima di, come dire, andare a caricarlo, che ricordo sempre che tutte le varie live le trovate per un po' di tempo su Twitch, ma quelle più vecchie sono già scomparse, ma c'è il canale YouTube che metto in chat, dove potete trovare anche le live più vecchiotte, quindi però comunque interessanti, legate al sempre all'uso di Delphi FireMonkey per fare delle applicazioni mobile, applicazioni ad esempio per il grande schermo, non è il cinema ma qualcosa del genere, per divertirvi ad esempio a fare dei giochi, magari per matrimoni, per intrattenere, o delle demo, insomma avete a disposizione una libreria grafica con cui potete fare delle cose molto accattivanti. C'era una live sullo user onboarding, ovvero la possibilità di portare, di introdurre l'utente all'uso della vostra applicazione mobile. Tipo qui potremmo partire facendo vedere una serie di passaggi, dicendo questa applicazione ti consente di cercare cocktail, metti la stringa cerca, quando visualizzi un cocktail entra nel dettaglio e vedi foto, quant'altro, descrizioni per la preparazione, eccetera eccetera. Quindi anche avere questo tipo di interazione con come si può dire, l'utente, per introdurlo alle feature della vostra applicazione. Poi c'è una demo con App Tethering, insomma ci sono un po' di demo che fanno vedere delle caratteristiche peculiari di componenti, tecnologie che abbiamo a disposizione in questo ambiente, ovvero Delphi, per creare delle applicazioni scrivendo pochissimo, quasi a volte zero codice, e in maniera molto veloce, in modalità RAD, quindi senza scrittura di codice, ma con prevalentemente drag and drop e l'uso di codice già scritto, quindi da altri sviluppatori che hanno
preparato, i componenti, i controlli visuali e le librerie che utilizziamo. Se volete utilizzare Delphi, c'è un sito qui dove potete trovare tutte le informazioni e il download della versione community, che per hobbyisti, per, come dire, studenti o chi vuole dare un'occhiata all'ambiente, è gratuito, quindi non per uso, per scopi commerciali fino a una certa cifra, ma quindi non installatelo presso aziende preferibilmente, ma a casa per farci i vostri esperimenti. La community ha comunque tutte le piattaforme che si vedono a net di Linux, comunque Android e le altre piattaforme ci sono, e quindi se avete un cellulare da utilizzare potete divertirvi a fare le vostre app mobile in 448 con, interfacciandovi delle API pubbliche, insomma, utilizzando un po' tutto quello che potete vedere ad esempio nelle live. Detto questo, direi che altre cose non ci sono, quindi qui l'esempio l'abbiamo finito, l'abbiamo concluso un po' in fretta, in realtà ci sarebbe molto altro da dire in proposito, ma eventualmente sono argomenti che possiamo riprendere facendo magari delle applicazioni diverse, quindi prendendo altri spunti, altri esempi, per vedere di volta in volta, magari, ecco, in questo caso andare a prendere come spunto qualcosa per concentrarci più sulla grafica come dire, la struttura dell'applicazione, come abbiamo fatto in questa occasione, dove la grafica comunque è rimasta, ahimè, un pochino bruttarella, ma quello, abbiamo a disposizione la libreria con degli stili anche liberamente scaricabili, e quindi siamo abbastanza, c'è una flessibilità tale per cui si può fare tutto quello che si fa con dei framework anche più blasonati, tipo React Native, tipo Flutter, che diciamo sono più tecnologie web. Anche qui avete a disposizione tutti gli stessi strumenti in una forma magari un pochino diversa, ma fatta per accelerare lo sviluppo. Direi che io ho finito per stasera, non resta che salutarvi. La prossima live non so quando la farò, perché parte un mese veramente molto difficile, e quindi io spero di riuscire a farne, magari di riuscire comunque a mantenere un calendario che sia il più possibile uniforme, così da non, come dire, comparire a sorpresa, ma può darsi che lo faccia anche in questo modo, perché, come dire, a parte sarebbe interessante sondare altri orari, ho, come dire, molti impegni anche la sera, e quindi sarà un po' difficile riuscire a incastrare delle live un minimo impegnative. Si farà quello che si può. Comunque ci ha pensato Streamlabs, in questo caso in automatico, senza che facessi niente, a segnalare l'account di Telegram, il canale Telegram, dove io pubblico regolarmente quando ci sono le live l'argomento e data ora, e quindi tutte le informazioni solo quando ci sono le live, quindi non viene usato per nessun'altra comunicazione per il momento. Per un domani ovviamente sarà, se ci sarà bisogno, quindi niente spam, perché è detestabile. Quindi tutto lecito, le live sempre aperte, per cui potete vederle quando volete, e tutto fruibile gratuitamente, almeno da questo lato. Ok, quindi quasi mezzanotte, io saluto, direi che questa sera siamo sicuramente in pochi, il contatore non è affidabile, ma dubito che saremo sufficienti per fare un ride significativo, ma mi limito quindi a ringraziare chi ha partecipato e chi vedrà questa live anche in differita. Vi saluto di nuovo e ci vediamo alla prossima live. Un saluto a tutti e una buonanotte. Ciao ciao.